Ciao a tutti salmoni e bentornati sul mio canale. Allora, due cose prima di iniziare. Lo so che vi ho fatto delle domande nella scorsa puntata alle quali non avete ancora risposto perché il video non è ancora uscito. Quindi, se rispondete le leggerò comunque le risposte che mi avete dato. Le domande neanche me le ricordo. Dobbiamo andare avanti nella storia per poter andare a fare qualcosa a livello di coppa, perché effettivamente non capisco perché siamo fuori dall'Europa League. Cioè, io sono sicuro di aver messo le coppe attive, poi non lo so che è successo. Quindi, ragazzi, continuerò finché, cioè, abbastanza manetta, farò uscire ogni 2 giorni i video, finché appunto non finiamo questa serie qui col Milan e non andiamo in Champions, perché sennò diventa un po' un problema. Detto ciò, scusate per la intro lunga e buona visione. Ragazzi, come avevo anticipato nella intro, bisogna sbrigarsi perché vogliamo finire la stagione e appunto per andare a fare le competizioni europee, perché qua, ripeto, non c'abbiamo niente, non c'è niente di interessante. Quindi andiamo a fare subito la conferenza stampa. Cerchiamo di giocare più partite possibili. Io registrerò più puntate possibili, usciranno ogni 2 giorni. Grazie per essere intervenuti oggi. Direi di cominciare con un primo giro di domande. Pensa di dare continuità a questi risultati con la rosa di cui dispone, parlando di UEFA Champions League. Certo, bisogna essere sempre positivi. Credo che abbiamo giocatori giusti per centrare questo obiettivo. Claudio è un po' troppo alto nelle cose. Crede che la squadra Inter sia preoccupata? Il morale della squadra Inter non mi interessa. Affronteremo la partita con come tutte le altre, il massimo impegno e professionalità. Chi la sfonderà? I ragazzi si sono allenati molto bene, siamo più forti, lo dimostreremo sul campo, portando a casa una vittoria. La vittoria, scusate. Grazie, Purtroppo è arrivederci. ora. Ragazzi, ecco qui la formazione che abbiamo schierato. Andiamoci tuffare contro l'Inter a San Siro, dobbiamo dominare noi. Da milanista, Milano è solo rossonera. Mi spiace per gli amici interisti. Anche se in realtà, secondo me, l'Inter non sa gestire i propri giocatori, perché la squadra migliore del Milan ce l'avrebbe anche. Ragazzi, Romero Lukaku è un acquisto da fare in futuro. No, raga, io non sto scherzando. Io Lukaku lo prenderei al posto di Ibra. E al posto di Rebic prenderei Adeyemi, perché Adeyemi abbiamo visto, raga, è fenomenale, straordinario, è potentissimo. Non mi piace Martinez, mi spiace, è fortissimo, però non mi piace come giocatore, sinceramente. Ma quando è che sono presi Aspas questi? Vai Traoré, vai Traoré, vai Traoré. No, Traoré, ma che cacchio fai, Traoré? Ibra. Vede Alaba che scatta. Alaba. Alaba! Fa un assist meraviglioso! David Alaba fa un assist straordinario! Per chi? Per Ozil, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ragazzi, vabbè, raga, Sto un po' stressato, quindi se parlo male è normale. Mesut Özil, signore e signori, il nostro Mesut Özil. Guardate la Handanovic come si butta male. Peccato perché è un ottimo portiere, molto meglio di Donnarumma, secondo me, nella realtà, eh. Ripeto, l'Inter i giocatori li ama, non li sa sfruttare. Attenzione, Çalhanoğlu di testa, 2-0 per il Milan, 2-0 per il Milan, Milan, sempre con te. Guarda qui, Çalhanoğlu di testa, Handanovic che dorme, non si sa perché, ma la difesa dell'Inter dove cazzarola era, raga? La difesa dell'Inter, ma dov'era? Cioè, c'hanno pure una buona. Vabbè, raga, io ripeto, sto continuando a elogiare l'Inter. E più le elogio, più perdono. Basta, mo sto zitto. Bravo Donnarumma. Bravissimo Donnarumma. La poteva starci anche rigore sull'ultimo tocco, però vabbè.
Poteva esserci anche rigore per l'Inter, l'arbitro non lo so, sta a dormire. Vabbè, l'Inter la rimonta con Young, chi è? Sì, con Ashley Young. Rimonta l'Inter, fa niente, fa niente. Finisce così il primo tempo, se al 60esimo, 70esimo siamo ancora così oppure siamo sopra di un altro gol, simuliamo, ok? Questo è fallo, zio. Ma dai, Ibra, porco due. Dormi, stai. Guarda come concentriamo spazio. Guarda come concentriamo spazio. Grande Traoré, grande Traoré, grande Traoré, grande Traoré. Vede Zlatan. Ibrahimovic! Zlatan Ibrahimovic! Finalmente! Il dio Zlatan si fa vedere e segna. Bravo Ibra, te lo meriti. Facciamo, rivediamo un attimo questo gol. Qui Andanovic non so che è successo, di nuovo si è addormentato. Qui Andanovic non so che è successo, di nuovo si è addormentato. Ragazzi, io andrei di simulazione veloce. Non lo so, penso che... vabbè, finita 3-1, dai. Stato sostituito Alaba. Kolarov con Ranocchia, c'è Ranocchia col Kolarov, scusate. Raga, è inutile giocarle tutte se poi sono così, capito? Ibra 7 gol, grande, grande Ibra. Io me la rischierei anche perché siamo a 3 punti dal Toro e in casa a Crotone. È vero che ho fatto un sacco di turnover, però io me la rischierei. Abbiamo perso col Crotone. 2-0 netto. Ragazzi, è vero che siamo ancora primi, però mi rodo di aver perso così col Crotone, capito? Prima di andare alla conferenza stampa, ragazzi, bisogna risistemare la squadra. La conferenza stampa ha avuto le stesse domande di prima. Io andrei con questa squadra qui, ragazzi, andiamo a giocarcela, perché dopo la sconfitta di 2-0 non mi va di perderne altre, quindi giochiamola. Eccoci qui a Bergamo, allo stadio dell'Atalanta, che in questo momento non mi ricordo come si chiama. Guarda Upamecano! Mamma mia, raga, fenomenale Upamecano, eh. Interventi su interventi, sempre lui. Qua devo dire abbiamo avuto culo. Però Upamecano è fondamentale, raga, porta via ogni pallone. Tonali. Ragazzi, Tonali vuole fare tutto da solo. Tonali. Tonali! Attenzione! Sandrino Tonali, il numero 8! Il nuovo Gattuso al Milan, raga! Incredibile! Fa questa splendida rete, fa tutto da solo praticamente. La gente esulta. Comunque, avevo intenzione di mettere in osservazione anche Shobo Shalai, si pronuncerebbe così. L'ungherese che non mi ricordo dove che gioca. Mi sembra all'Lipsia. Che è stato già accostato al Milan più volte, ragazzi. A gennaio vediamo gli acquisti che possiamo fare, la rivoluzione di questa squadra. Upamecano, Upamecano. Guarda qua che sfiga. Bravissimo Teo, bravissimo Teo. Ora ti riconosco Teo, ora ti riconosco Hernandez, ora ti riconosco! E grande Teo Hernandez che fa una rete spettacolare, signore e signori! Fa una rete straordinaria! Il nostro Teo Hernandez che si è fatto tutto il campo da solo praticamente, raga. Tutto il campo da solo, eccolo qui, Teo Hernandez, guarda qui, è il Mina che tira.
Non passa Ibrahimovic. Hernandez per Ozil, Ozil per che sì, che sì. Per Ibra, attenzione Ibra. Ibra, si ferma. Cazzo, mi devo fermare però. Upamecano. Si mette davanti, salva la situazione, Upamecano. Signori, non è successo niente di che, finisce così il secondo tempo, speriamo che... scusate, il primo tempo. Speriamo che nel secondo tempo possiamo giocare meglio. Ecco qui il secondo tempo, il primo tempo era finito così... Ma che è sta cagata? Era finito così, così... Nel senso, due reti sì, però poi per 10-15 minuti della partita, ragazzi, non è successo assolutamente niente, se non di più. 10 minuti reali, intendo, eh. È stato veramente un mortorio. Quindi speriamo che ora succedano cose carine tipo questo, l'Atalanta che prova a rimontare. E boh, se succedono altre cose interessanti ve le faccio vedere, altrimenti ci vediamo direttamente a fine partita. Bravo qui. Non è fuori gioco. Ibra! Ibra! Calabria, Ibra, Calabria! Non me lo aspettavo, regà. Non me l'aspettavo, pensavo fosse sul filo del fuorigioco. Non me l'aspettavo. Iniziamo benissimo il secondo tempo. Anzi, io direi che ora come ora possiamo anche provare a simularla. 3-0. 3-0, recuperarne 3. Mi sembra un po' difficilino, raga. Andiamo al risultato? Sì, 3-0. Abbiamo sconfitto l'Inter, abbiamo ricevuto solo una sconfitta, raga. Ci sta, ci sta. Ibra che continua a segnare. Signori, come possiamo vedere, la prossima è contro la Juventus Piemonte Calcio. Io andrei a giocarmela per inserirvela come bonus. Quindi andiamo a conferenza stampa, andiamo direttamente alla partita, raga. Grazie per la pazienza. Possiamo dare inizio a questa Pensa di conferenza dare stampa. continuità a questi risultati con la rosa a disposizione? Di cui dispone? Certo, bisogna sempre essere... Vabbè, non lo dico. Credo che possiamo lottare contro per il titolo, ok? Siamo più forti noi della squadra della Juventus, sicuramente l'abbiamo dimostrato sul campo portando le vittorie a casa. Crede che la Juve sia preoccupata? Il morale della squadra Piemonte Calcio non mi interessa, sinceramente. Dobbiamo pensare al nostro gioco, dobbiamo pensare alla nostra squadra. Signore e signori, ci siamo. Siamo a San Siro. E attenzione perché la Juventus schiera l'ex giocatore del Milan, che in realtà noi non abbiamo voluto vendere per forza, cioè non abbiamo sbagliato a venderlo. Non lo potevamo vendere. Però vendendolo ci siamo fatti un difensore forse molto meglio che Upamecano. Stiamo parlando ovviamente di Alessio Romagnoli. Che speriamo possa dare il peggio di sé in questa partita. La Juve è molto aggressiva, eh. Dai che sì, bravo per Traoré, bravo per Traoré, Traoré, tira! Grande Traoré! 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 Ragazzi, 1-0 contro la Juve all'ottavo minuto! Mamma mia, ma che Milan stiamo creando! Che Milan stiamo creando! Che Milan stiamo creando, ragazzi, mancano solo qualche riserva migliore, eventualmente per la Champions. Ma guardate qui! Giocatori straordinari che stanno venendo fuori, è Romagnoli a dormire, raga. Quello era Romagnoli che stava a dormire, chiaramente. Chiaramente Romagnoli stava a dormire. Traoré al suo sesto gol in Serie A. Tra l'altro, ragazzi, di recente ho visto che il Milan starebbe pensando di vendere Samu Castillejo. Chi l'ha venduto per primo col Milan? Ovviamente io. Saranno forse altri acquisti rubati all'allenatore del Milan, questo qui? Un volto familiare, sì, cioè, voglio dire, secondo me ci tiene ancora la maglia rossonera perché vuole provare Coupe Meccano. Vabbè, provato troppo. Perché se no non ci avrebbe concesso il gol in quella maniera.
Bravo Hernandez, bravissimo Hernandez. Ma guarda che è successo qui, che su cazzo è successo qui? Guarda la Juve come riparte con Tauven. Tauven se sono comprati, porco due. Bravo Alessandro, così mi piaci, bravissimo. Guarda qui ce l'hanno glu. Buonanotte. Teo Hernandez. Scatta da solo, Teo Hernandez. Traoré! Vabbè, non ci credo. Non ci credo. Comunque Szczęsny è inguardabile. Szczęsny è proprio inguardabile come sta parando in questi ultimi attimi. Bravo Upamecano, tu sì che mi sai risolvere sempre tutte le situazioni. Upamecano ancora Upamecano, bravissimo Upamecano. Raga, Upamecano, no Upamecano no party, eh. Poi vabbè, qua ho sbagliato il compagno, però collega, compagno uguale, però. Alaba. Teo Hernandez. Che scatta? Scatta da solo Hernandez, 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 Hernandez. Scandaloso questo. Alaba che ferma Morata, mamma mia, signore e signori. Alaba che ferma Morata. Chiellini prova a fermare Ibrahimovic perché sa già che Romagnoli non lo fermerà. Questa era leggermente in fuorigioco, avrei detto, ma va bene comunque. 2-0 Milan. Papararara. Non mi sto esaltando perché secondo me era fuorigioco, non l'ho capito con quale cazzo di logica. Qui non è fuorigioco, ma ok. Non ho capito quale giocatore avrebbe tenuto in gioco questo. Quest'azione, questo giocatore Çalhanoğlu. Però, ok, Çalhanoğlu che fa il 2-0 e Szczęsny che è deluso per la prestazione di cacca che ha fatto. Mi spiace per lui. Niente, raga. A parte qualche pareggio e la sconfitta col Crotone, stiamo giocando non da Dio, qualcosa di più. Vabbè, ma c'ho un buon club, quindi ci sta anche. Guarda, Upamecano come ti ferma. Regà, fenomenale, Upamecano. Fenomenale. Guarda Traoré come ti riparte. Guarda Traoré come ti riparte. Guardalo, non lo fermi. Guardalo. Non l'ha fermato, eh. L'ha solo rallentato. No, qua ho sbagliato io. No, era su Ibra, cazzo. Però l'azione era buona. Nel frattempo finisce il primo tempo, raga. Però l'azione era tutta figa, tutta bam bam bam. Mi era piaciuta. La Juve sta a dormire, raga. La Juve sta a dormire. A parte una o due occasioni che vedrete, non hanno fatto niente. Quindi, boh. Io me la giocherei fino al 60esimo, farei qualche cambio e poi simulerei, raga, come sempre. Per evitare di perdere altro tempo, di allungare troppo la puntata. Però siamo inarrestabili, raga. Siamo inarrestabili. Cioè, non c'è nessuno che ci può fermare. A parte il Crotone. Vabbè. Era simulata la partita. Infatti, mi dispiace per questo fatto. Però, raga, purtroppo fa parte del gioco. Qui, ragazzi, io qui avevo passato per Ibra. Avevo già tenuto pronto Ibra che doveva tirare. Però, va bene così. Occo 2, che è successo qui? Guarda Alaba come ti.
Ti recupera! No, Upamecano se n'è andato. Upamecano se n'è andato. Dybala. Vabbè. Qua ho sbagliato io. Qua ho sbagliato io. No, Tonali, dove cacchio vai? Ma centrale Rebic. Rebic e Haug, tanto Haug può fare Haug, può fare comunque il COC, così lo facciamo riposare, regà. Boh, il resto lo farei fa il gioco. Vediamo. Finisce 2-1, regà. Rimane così, di solito il risultato rimane così. Difficile che varia. Meno male, meno male. Ci siamo battuti bene, siamo a 13 partite e 32 punti, 8 gol di Ibra, segue solo Zaza. E niente, raga, per questa puntata sarebbe tutto. Ragazzi, per questa puntata è tutto, è stato qualcosa di assurdo, meraviglioso, pazzesco, abbiamo battuto tutto, tutti, tutto di più. Raga, bisogna continuare così. Ripeto, i video usciranno un giorno sì, un giorno no, oppure ogni 2 giorni, quindi un giorno sì, 2 giorni no, poi di nuovo. Per appunto riuscire a finire almeno una stagione il prima possibile e cominciare ovviamente con la competizione europea, così almeno capito c'è un po' più di succo. Niente ragazzi, come sempre vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bella, mi scuso eventualmente se la puntata è un po' XL, nel senso supera i 25 minuti, scusate.